La caccia andò come al solito. Non male, piccola selvaggina, ma quanto bastava per condire una buona polenta per tutti. Nessuno parlò dell'avvistamento del grande cervo. Sembrava che solo Tony e Ping l'avessero veduto. Sulla via del ritorno i due non si rivolsero quasi la parola. Quando furono nei pressi del rifugio, fu Ping a rompere il silenzio. Perché non hai sparato? Era troppo lontano. Ma va, non per te che sei un tiratore scelto. Al massimo, se lo mancavi, buttavi via una pallottola, ma se lo colpivi, adesso il trofeo sarebbe nostro e presto le belle corna se ne starebbero appese sopra il camino della tua baita, per l'ammirazione di tutti e la rabbia degli invidiosi. Allora Tony mise lentamente sulla spalla di Ping la sua mano, pesante come una mazza di ferro. I suoi occhi celesti, di buono, si fecero freddi come cristalli. Lo guardò con fermezza e gli disse, nel suo dialetto, più o meno queste parole: Tasi bocia, tiga parla massa, tra me e la bestia. Ghesè un pato che ti non te può conosce. Taci, ragazzo, hai parlato troppo. Tra me e quell'animale è stato stabilito un patto che tu non puoi conoscere. Il giovane non poté che abbassare gli occhi e replicare: Sì, sio, comandi, sio, tiga ragion, perdonami. Sì, zio, ai tuoi ordini, zio. Hai ragione, zio. Scusami tanto.